Ma non può essere. Un'altra volta. Un'altra volta che? Un'altra volta al derby. Pare che ho giocato una volta ogni 3 giorni, sì, non lo so. Ragazzi, allora, situazione di classifica, ottica Champions League. Se guardiamo lo scontro in quell'ottica, sale l'ansia, sale la preoccupazione, perché la posta in palio è elevatissima. Detto questo, diamo immediatamente il via alla Supersiga, quella più bella, ammaliante, sensuale. No, questo non lo dico. Minacciosa. No, manco questo di YouTube Italia. Lasciamo perdere, scaramanzia, portami via. Di YouTube Italia. E ci vediamo tra pochissimo con il nostro pronostico, marcatori e risultato esatto. Detto questo, io non aggiungo altro. Vai. Vai. Fatta la cacca, il culo si sciacqua. Bidi bibodi bide. Dai, lavati il culo anche tu come me. Bidi bibodi bide. Vi ricordiamo, se volete restare sempre aggiornati sul mondo del calcio e sulla vostra squadra del cuore, che c'è un modo completamente gratuito per farlo. Vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Risultati delle partite in tempo reale, curiosità, statistiche, notizie, highlights delle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C, vi fanno vedere le partite dei campionati esteri, tutto sull'applicazione, e ve lo ripetiamo, è completamente gratuita. Che cosa state aspettando? Se ancora non ce l'avete, perlomeno provatela, siamo sicuri che non ve ne pentirete. Pronostico? Confermo quanto ho detto. Quindi? 2-1 Lazio. Sì. Marcatori e cambiamento. Pedro, no, Pedro per loro. Poi il secondo loro lo fa Zaccagni. E per noi segna ancora Wijnaldum. Io dico 1-1 finale. Probabilmente passano o in vantaggio loro o in vantaggio noi. Fate voi. E i marcatori sono, tu hai detto un ex, io ne dico un altro, Romagnoli. E sì, sì. E per noi Pellegrini, che al derby non segna da un po' di tempo, se non segna in realtà in generale da un po' di tempo. Vediamo. Vai che sta per cominciare. Sono partiti! Dai! Dai! Che la posta in palio è altissima! Mi raccomando! Ha preso una bella botta i Bagnets, eh? Si rialza. E te pareva! Lo sapevo io! A pisello de fora! Oh. Pure durante i derby, pure durante le partite più importanti della stagione, lui lo tirerà sempre de fuori! Tocca fa concorrenza Olimpia, non ha capito? Cioè? Uccello! Che ah. Ci sta con l'Aquila, eh? Cioè, non è per niente! C'ho parole, guarda! E dai! Sì, mettiteci all'Olimpico, va! No, la casa va bene! Ok, vai! Aia! Aia, l'ha saltato! Che miseria, ragazzi! Oh, a momento, che razza di tiro che ha fatto Rui Patricio, che è volato a grossato! No, ha tirato! No, no, cross, no, ha grossato! A momenti ha buttato dentro! Guarda che ha sfiorato l'incrocio. L'ho visto, Stiamo a far saltare. Zaleski sta a far saltare troppo. Tranquillo. Bravo! Ma vabbè, va a vuoto, questo è giallo. Cioè, ma era netto. Cioè, si vedeva già da come era partito. Esatto. Come fai? Come fai a andare così a poco dopo 7 minuti a piatto in giallo? No, non è questione dopo ma 7 che ne è questione? È questione che ha proprio sbagliato l'intervento. Cioè, sta a dormire, stai. Questi derby non li faccio giocare. Non c'è sta cazzo. Cosa fa? Non lo devi far giocare. Cioè, come fai a intervenire alla base? Sei scemo. Non si. Buona idea. Sì. Ma esecuzione. Guarda qua. Oh, io non ho capito perché dobbiamo sempre concedere questa cosa. State zitto. Sta situazione. Favore, sta facendo la sudarella. La persa. Vai Gini. Vai Gini. Mamma che ci ha fatta Gini. Alta. Doveva tenere il corpo un po' più basso. No, vabbè, là ha fatto bene. Cioè, non capisco com'è possibile, no? Arriva palla a loro. Stanno in due loro contro sei nostri. Sistematicamente la palla a loro. Non l'ho capita sta cosa. Mamma mia, ragazzi. L'ho vista bruttissima. Si era creato uno l'ho spazio vista che non bruttissima. C'era. Il problema, se tu parti da così basso e non ci metti l'intensità nel far girare la palla, ti schiacci.
Poi quando riesci a passare avanti c'hai 3 contro 6 loro. Poi... No. No, va bene, dai. Butta dal cesso, bravo lui Patrizio. Perfetto. Bellissima bene, proprio. Bellissima. Ma perlomeno via la parte centrale del campo, no? Qualcuno la prova a spizzare. Bravo lui. Però se c'è sta spazio in mezzo, chiediamo. Ma questi il tiro da fuori lo provano. Questo so. Il tiro da fuori lo provano. Attento i bagnazzi, lo sapevo! Rosso. Porco! No, questo è. Porco! Questo è proprio deficiente. È proprio deficiente, raga. E i derby non può giocare, l'ho detto all'ottavo minuto. Questo i derby. Non li può giocare, non li può giocare. Hai buttato al cesso una partita. Guarda, 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 poi se lamenta pure. Poi se lamenta pure. È incredibile, incredibile. Poi c'ha pure il coraggio di lamentarsi. Non gli fate giocare più il derby a questo. La partita 60 minuti con l'inferiorità tua. Cioè io non ce la faccio più, guarda, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, guarda, non è vero. Lo perdi, sto derby lo perdi, io già lo so come va a finire. In inferiorità numerica, ma che vuoi fare dal 33esimo? Che cazzo vuoi fare? Dove vai? Oh, ma che cazzo se ne sta pure a lamentare, mica guardava, Ma questi sono pazzi! Cioè, ma dove spieghi come cazzo? Ti viene in mente di lamentarti? Guarda, guarda, non guardavo, guardavo al guardalinee. Ma io guarda, cioè, ma questi sono fuori di testa. Che fa di imparare da solo? Dopo, che vuoi che faccia? Guarda. Che vuoi che faccia? Piano con l'uscita che gli crei lo spazio. Sta pure ammucchiato qua. Siccome te lo puoi permettere di cercare lo scontro, che stai con uno di meno, no? Certo, sì, invece sì. Di abbassare la capoccia e state zitto. Mamma mia, guarda, io non ce la posso fare. Zitto, fa. Non ci abbiamo le forze per espressare così, siamo uno di meno. Gli fai fa, Torello! Va a finire malissimo sta partita, cazzo di. Come lo giochi in secondo tempo a ste condizioni, ragazzi! Ragazzi! E dai! 45 minuti così. Più recupero. A ste condizioni. 45 più. Con uno di meno che devi cercare di inventarti l'impossibile e subì il loro possesso palla. No, devi subire l'impossibile. Mamma mia, qui Patrizio, ragazzi. Mamma mia, che pezza che ha tirato questo. Mamma mia, ragazzi, Pedro. È angolo, non è fuori gioco. Ragazzi miei. No, io non ce la faccio più. No. Io non ce la faccio non ci arrivo a fine partita. Non ce la faccio più. No, te prego, non mi di. Sta a controllare il braccio di Smalling. Non ci voglio. No, zitto! Il fuorigioco, te lo dico io. No. Porco! Lo sapevo, non ha finito così. Era solo questione di tempo. Come devi perdere sto derby? Come devi perdere sto derby? L'errore di Zaleski. L'errore di Zaleski, ragazzi. L'errore del posizionamento, ma di tutti. Non solo di Zaleski. Aspetta, esulta perché qua può succedere qualunque cosa in qualunque momento. Com'è possibile? Non ci credo, raga. Te lo annullo. Io aspetto. Aspetta, esulta perché non lo so. Te lo annullano. Non ho visto che è successo, ma ho visto troppa gente là in mezzo. Non lo so. È l'autogol! Dovrebbe essere autogol. Sì! Devo vedere un attimo. Non c'è niente! Non c'è niente! Dai! La posizione dei Mancini quando ha battuto la punizione! Ci hai fatto caso? No! Attenzione, fuori gioco! Porco!
piedi! Che t'ho detto? Che cosa ti ho detto io? Che cosa ti ho detto io? Lo sapevo. Lo sapevo che c'era qualcosa che andava. Allora, il fuorigioco è questo. Eccolo lì fuori gioco, Smalling. Sì, è un colpo di testa di Mancini. Adesso finita, che mai anticipo Smalling. Strada aperta per Luis Alberto, sta arrivando sul lato debole anche Pedro, cercato da Luis Alberto. Non lo so manco io come l'ha chiuso. Che chiuso? Non lo so manco io come l'ha chiuso, ragazzi. Tira! Ma tira da là! Oh! Si è fatto ipnotizzare dal pallone a centro area. Oh! Che non la trova più. Finisce! Ma